nostra storia inizia nel giugno 2016. Il presidente del PSG, Al Khelaifi, si dimette a sorpresa dalla presidenza del club parigino. La squadra è nel completo caos, si rischia la bancarotta e quindi di dover ricominciare dagli amatori. Tutti i giocatori, grazie a una clausola nel contratto, si possono liberare senza ricorrere a penali e il PSG, in pochi giorni, rimane senza uomini. Fortunatamente, 8 piccoli imprenditori decidono di prendere in mano il club e salvarlo dalla bancarotta. Ma i soldi rimanenti non sono abbastanza per riprendere gli ex giocatori. Il budget trasferimenti è di poco meno di 45 milioni e il monte ingaggi non supera gli 8. Riuscire a modellare una squadra in poco meno di 2 mesi sembra una sfida impossibile, ma non per Filippo Scudetto, nuovo allenatore del PSG, che fin da subito inizia a far chiamate su chiamate. Innanzitutto serve un giocatore di grande esperienza, che sanno cosa significhi la parola pressione, che magari abbiano vinto anche una Champions League. Ed ecco quindi i primi acquisti a parametro zero. Prima Maicon e poi Essien accettano l'offerta del PSG. Saranno le due colonne portanti, dentro e fuori lo spogliatoio. Poi pure Burtisso, ormai scarto del Genoa, accetta questa assurda sfida. Ma giocando su tre fronti servono giocatori di corsa, che sappiano sacrificarsi. Magari giovani che devono ancora dimostrare tutto il loro valore. Anche perché più della metà dei monti ingaggi è stata già coperta con l'acquisto di soli 3 giocatori. Untelar e Pinamonti, per esempio, sanno già che questo PSG non ha le finanze per nemmeno intavolare una trattativa. Si va quindi a spulciare in Sud America. Tagliafico e Ascacibar sono i primi giovani che accettano questa nuova avventura. Poi dall'Europa dell'Est arriva il 19enne portiere serbo Rajkovic. Dalla Spagna sorpresa Graniero, esperto centrocampista spagnolo della Sociedad, accetta l'offerta del PSG e si imbarca subito per la Francia. La notizia fa il giro d'Europa e altri giocatori curiosi, magari stufi della solita carriera, decidono di offrire il proprio talento alla squadra parigina. Cerny è il grande colpo di mercato, giovane promessa cieca che gioca nell'Ajax, strappato solo per 7 milioni di euro, e questo sarà l'acquisto più caro di tutti. Ma per riuscire a trascinare una squadra formata da scarti, giocatori a fine carriera e giovani che ancora devono dimostrare qualcosa, manca ancora un ultimo tassello, qualcosa che possa legare tutti questi nuovi acquisti. Come un vecchio detto dice, Francia e francesi, la Gioconda in Italia e la baguette nel culo. Dopo questa frase ispiratoria, il mister del PSG, Scudetto, gli vengono in mente 2 nomi su tutti. Il primo è Biabiani, francese dalle buone speranze, almeno così era alcuni anni fa, dalla grande velocità e dribbling. Il secondo, se buon sangue non mente, è Enzo Zidane, il figlio di Zizou. Ovviamente avrà l'onore di indossare la maglia numero 10. Gli ultimi giorni di mercato arriveranno anche gli ultimi piccoli tasselli per chiudere la squadra in ogni reparto. Uno su tutti è Ciccio Lodi. Bene, la squadra è pronta e la prima partita ufficiale sarà proprio contro il Lione nella Supercoppa francese. I giocatori quasi non si conoscono, la tattica nemmeno sanno quale sia, ma non c'è più tempo, bisogna scendere in campo. E parte quindi il match tra Paris Saint-Germain e Lione. Paris Saint-Germain davvero da pochissimi giorni che si è riunita la squadra, non si conoscono quasi e si vede qui la squadra prova un'azione molto confusionaria con cross abbastanza casuali. Il Lione al momento si difende, controlla il match e riesce a recuperare palle senza grossi problemi. Come potete vedere, il Lione quando vuole recupera palla e quando vuole attacca, cioè controllo totale della squadra di Lione del match. Il PSG cerca in qualche modo di controllare il match e poi arriva questa occasione pazzesca, ma il miracoloso portiere serbo riesce a salvare. Ma il Lione ovviamente non si ferma qua, continua ad attaccare e anche la Lacazette ci prova lui, ma ancora una volta Rajkovic in qualche modo mette in angolo e salva il match. Ma è questione di minuti perché il Lione continua ad attaccare, il PSG si difende come può. Serve davvero qualcosa in più, serve un po' più di cuore. Il PSG ha paura, la squadra non si conosce, i veterani, i senatori non riescono ancora a gestire la squadra. Ma nel secondo tempo il risultato non cambia e quindi il PSG un
pochino di speranza riesce a trovarla. Ci prova con questo Crosby, comunque è qualcosa. Ma verso la fine della partita siamo all'85esimo minuto. Odumadi era indietro per Cannella, palla in mezzo, prima di Zidane decide il match. Proprio lui, l'uomo del destino, il numero 10, il figlio di futuro, decide di decidere così il match. Pici poi dovrà lottare per tenere il risultato, ma non ci sarà più tempo, perché il Pici riuscirà incredibilmente a vincere la prima partita ufficiale con Lione e vincere il primo trofeo. E questa è soltanto la prima 40 partite. Si parte con la prima partita di campionato contro il Bastia. Partita sulla carta semplice per il vecchio PSG, ma non per questo nuovo, visto che sì, ha vinto contro il Lione, ma c'è ancora molto da dimostrare. Bisogna vedere se davvero questa squadra può miracolosamente puntare a qualcosa in alto. Oggi gioca in rosso il PSG, ma subito si vede che c'è, perché questi interventi da dietro, in scivolata, pericolosi, ma sulla palla, fanno capire che la squadra vuole lottare. Ancora palla recuperata, questa volta la Serni, che lancia Boyer. E questo è quello che succede, un gol pazzesco, ancora una volta, dell'attaccante ex Torino, Boyer, in prestito al PSG. La partita prosegue e il PSG vede che la squadra ha delle qualità, ha del potenziale e esce fuori questo gol con un cross di 50 metri per Biabiani, che segna il suo primo gol in stagione. Ma il PSG non si ferma, arriverà anche il terzo gol del 3-1. E verso fine partita, in 10 minuti, il PSG crea un'azione perfetta che poi verrà conclusa prima di tutto con questo cross di Serni, colpo di testa bellissimo al palo, ma non si arrende mai il PSG e Biabiani segna il gol del 4-1, è la sua doppietta. Partita tosta contro il Metz, ma Serni così segna dopo solo 10 minuti di gioco. Blocca il match con un gol incredibile su punizione. Il PSG sa segnare in qualsiasi modo. E poi al 31esimo minuto, ancora nello stretto, questa volta con Zidane che segna il 2-0. Un PSG che al momento è a punteggio pieno con 6 punti. Ma ora si va a Monaco, la partita forse più tosta di tutta la stagione. Si gioca contro la più forte, sulla carta almeno, dopo il Lione. E però il PSG non ha paura di niente e Biabiani si inventa questo gol per l'1-0. Biabiani, ancora lui, è il terzo gol in due partite, incredibile. Ancora PSG non si ferma, e anche nel fine primo tempo, ancora lui, sempre lui, Biabiani, è il quarto gol stagionale per Jonathan Biabiani. Ma si va adesso contro Saint-Étienne, partita tosta perché Saint-Étienne, come potete vedere, gestisce bene il pallone. Il PSG è giovane e quindi non ha esperienza e si innervosisce facilmente, e arriverà il rosso per Loftus-Cheek, è il prestito dal Chelsea, rosso pesante, ma non ha paura il PSG. Questo è quello che succede al 63esimo. Perenzo, apertura magica per Tagliafico, di nuovo in mezzo per Boyer, 1-0, PSG 10, PSG con 23 uomini presi a cazzo è in vantaggio anche contro il Saint-Étienne, 1-0, Boyer, che rosa, che squadra. Ma non c'è neanche il tempo di festeggiare, perché è già ora di Champions League. E quindi ora scopriamo le tre squadre che il PSG dovrà affrontare, che sono Siviglia, Olympiacos e Salisburgo. Girone abbastanza morbido, ma Siviglia è una squadra molto molto esperta in Europa, dobbiamo stare attenti. Ma si parte col Salisburgo. Ma ora il PSG crede nei propri mezzi e questo è il risultato. Perfettamente, Serni che se ne va sulla fascia, Serni può mettere in mezzo, tirare, se ne va tutto da solo Serni! 1-0, Vaclav, Serni, parte in vantaggio del Paris Saint-Germain, 1-0. La partita quindi finirà con una vittoria, ma tanti saranno gli infortuni da Zidane e soprattutto a Tagliafico, che salterà ben 3-4 mesi di stagione per un grave infortunio. Ma non c'è tempo di leccarsi le ferite, si torna in campionato. Che abbia 20 anni, palla perfetta qui di Biabiani e Serni, parte in vantaggio il Paris Saint-Germain con 1-0. Che passa in prima posizione.
arriverà la vittoria. E si torna però già in Champions League contro il Siviglia, dove si lotta. Ma il Siviglia qua con grande furbizia, forse con un fallo anche, segna il gol dell'1-0. Il PG ovviamente contro squadre di più grande esperienza fa molta fatica, ma la squadra pregiana non si arrende e continua a combattere, continua ad attaccare, e questo è quello che accade. Per Sisinho, sbagliato, ma Sisinho bravissimo a recuperare il pallone per Cerny. Arriva il pareggio, il pareggio è l'1-1, ma la presa è ancora lunga, molto lunga, e il Siviglia non molla niente. E appunto, verso la fine del primo tempo, un tiro che sembra davvero semplice, il portiere serbo rimane impassibile ed è il 2-1 che chiuderà il match. Ma non c'è tempo per discutere, perché bisogna tornare già in campionato. Siamo contro il Bordeaux, la sconfitta in Champions è pesante, ma bisogna continuare la Ligue 1. E questo è il gol di Biabiani, per il solito gol di Biabiani, per 1-0 contro il Bordeaux. Ci porta quindi in vantaggio, il Paris Saint-Germain. E poi la magia. Punizione! Ciccio! Lodi! 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 Il gol di Francesco Lodi. Ciccio Lodi. Su punizione ovviamente. È il 3-0. Un super Paris Saint-Germain. Continua la sua marcia in campionato. Inarrestabile. Guardate il gol bellissimo. Anche Lodi è autore di un gol nel Paris. E questa è la classifica momentanea. Dopo poche giornate, ma intense giornate, siamo primi davanti al Lione che continua la sua marcia. Ma si torna in Champions League, dove lì facciamo molta più fatica. Le squadre sono molto più preparate, hanno più cattiveria, non hanno paura del PSG, nemmeno del nome. Magari in Francia un po' più di paura ce l'hanno. Giochiamo contro l'Olympiakos, che anche questa sulla carta dovrebbe essere semplice, ma non per un PSG poco esperto, con molti giovani e molto stanca. E appunto al 41esimo minuto arriverà l'1-0. Ma al 52esimo minuto c'è la reazione. C'è il tempo per recuperare. Poi anche Furtado rimane in campo, zoppicando. Candella, palla in mezzo a schivare, può tentare il tiro deviato. 1-1. E ci sarà il pareggio, quindi, del Paris Saint-Germain. Un gol importantissimo che dà forze a una squadra stanca e infortunata. Palla in mezzo, esce benissimo, benissimo. Djokovic che appoggia per Da Silva. Mancano pochi minuti alla fine, siamo all'88esimo minuto. Cerchiamo gli ultimi assalti. Palla per Biabiani, e proprio Biabiani che si lancia. Ci prova. Biabiani, Biabiani, con la sua velocità, punta l'uomo. Biabiani, Biabiani, lo supera. Tunnel, Biabiani, mette in mezzo. Askimar, 2-1, Askimar. Ci sarà proprio il 2-1. Ancora lui, di Askasibar, un super Biabiani che sulla fascia, super in velocità, all'89esimo minuto, un terzino, e arriva la doppietta. 2-1 che riapre il girone Champions. Ma il campionato è lungo, le prede sono tante e arrivano i primi infortuni, gravi. Prima è Sien. Poi Sisinho. Poi arriva anche Boyer durante proprio la partita con l'Olympiakos. E la classifica però ci sorride comunque. Siamo secondi. Ma poi si fa male anche lo Sielso. E mancano pochi giorni alla sfida di ritorno contro l'Olympiakos, che potrebbe decidere le nostre sorti. E questa è la squadra che giocherà contro l'Olympiakos, con 10 tra squalificati, indisponibili e infortunati. Non possiamo mettere nemmeno i panchinari. E dopo 20 secondi l'Olympiakos va a segno. La squadra è stanca, non si regge in piedi. E il giovane Denger, obbligato a mettersi in campo, visto che Maicon non riesce a giocare la partita, è in panchina, ma è al 50%, ci sarà il rosso. E quindi rimarremo in 10. Arriverà il 2-0, ovviamente sul rigore. Poi arriverà anche il 3-0, ma anche il 3-1. E la partita si riapre, siamo al 57esimo minuto, 3-1 per l'Olympiakos. Eravamo 3-0. Poi la smetta in mezzo, sorpresa, autogol, autogol, autogol. Riaperto il match, in 10 e c'è il 3-2. Riapre il match, 3-2. Il PSG ha fatto un cambio folle, è entrato
Odumati, ma è uscito Maicon, mi veniva a fare il terzino perché Maicon non ce la fa proprio, era entrato in campo mezzo infortunato. Odumati, pallone per Biebeni, eccolo, terzino, palla in mezzo, il pareggio del PSG, incredibile, con Serni. E questa è la magia del calcio, arriva un incredibile pareggio dal 3-0 al 3-3. Un cambio della vita, perché sono proprio loro due, Odumati e Biebeni, che si inventano il calcio della vita, e Serni. Il problema è che il calcio è ingiusto. Subito però riparte l'Olympiakos, che non l'Olympiakos ci può credere di pareggiare. Batte il calcio d'inizio sopra di tre gol contro un PSG in 10. E ovviamente prova l'assalto. Già a mezzo fuori di Biebeni, terzino, ruba palla. Palla per Odumati. Odumati, ma è porto Giuda per Odumati. Sveglia Cardoso, non esce il portiere. E arriverà il 4-3, che spezza le gambe, perché arriverà il 5-3 ovviamente, e la squadra lì non potrà più far più niente. Ovviamente l'Olympiakos non si ferma e arriverà anche il 6-3, un 6-3 che potrebbe distruggere speranze europee. Ma dopo una sconfitta del genere, il PSG si risveglia e inizia a letteralmente a volare. In campionato nessuno riesce più a fermarlo. Anche in Champions League. Però finalmente il PSG riesce a sbloccarsi mentalmente. Vieni alla stand. Vieni alla cacca. E questa è la classifica. Siamo lì. Dobbiamo vincere con Siviglia, però. Olympiakos deve perdere con Salisburgo. Sarà un'ultima giornata di fuoco. In campionato invece continuiamo la nostra marcia con Giampaolo Pazzini. E poi arrivano altre belle notizie: nuovi soldi per il calciomercato di gennaio, quindi dovremo resistere almeno un altri due mesetti. E questa invece è la classifica prima della partita col Siviglia, che deciderà le nostre sorti in Europa. Inizia la partita e inizia nel migliore dei modi, perché Maicon mette un bellissimo cross che però porterà a un calcio di rigore. Sicuramente è dubbio, ma rimane un calcio di rigore. Andrà a batterlo Serni. E ci sarà il gol dell'1-0, che al momento significa qualificazione, come vedete in alto a destra. Però al 53esimo minuto la nostra poca esperienza porterà il rosso, e quindi rimarremo in 10 per 30 minuti. Ma resisteremo tutta la partita senza grossi problemi. Siamo al 92esimo minuto e finisce così. Il PSG è in Champions League. Ma la cosa bella è che passiamo primi. E questo conclude la prima parte di questo video e di questa prima parte di stagione. Ma vi prometto che la seconda parte sarà più veloce. Calcio mercato. Siamo arrivati a gennaio e, come detto precedentemente, il PSG ha a disposizione 102 milioni di euro. Il problema è che Filippo Scudetto si fa prendere troppo dalla frenesia e inizia a acquistare giocatori sbagliati. Serve un difensore, ma va a prendere Muniain, che è sicuramente un buon giocatore, un'ala sinistra, dalle grandi qualità, 24enne, preso quasi a zero dall'Atletico Bilbao, ma con un contratto molto alto, da 2 milioni e 5. Poi va a prendere anche Navas, altro giocatore preso quasi a parametro zero, altro contratto da 3 milioni. E poi però finalmente capisce che bisogna fare qualcosa nei punti critici. Prima serve un altro attaccante, perché Boyer non può giocare tutta la stagione, e quindi arriva una grande promessa che proprio giocava nel Paris Saint-Germain, che è Dembélé, ventenne, pagato poco più di 20 milioni e con un contratto da 1.82. Manca però il difensore e i soldi per gli ingaggi sono già finiti. Non si può cambiare.
Il budget trasferimenti è alto, ma il budget di ingaggi è bassissimo e la presidenza non vuole aumentare l'ingaggio. Quindi serve un difensore giovane, ma non troppo forte. E il PSG va a pescare a Genova, nella Sampdoria, dove trova il difensore 21enne slovacco Skriniar, che viene pagato ben 40 milioni di euro, ma almeno chiede soltanto un contratto da 800.000 euro all'anno. Questi sono i quattro acquisti che il PSG fa in questa finestra di mercato. Ma torniamo in campo. Sissinio, palla per Da Silva, subito per Assi, Babar, pallone arriva Dembélé, Dembélé in area, Dembélé! Segna! Subito al debutto in campionato, ha segnato in Coppa! E mossa Dembélé, primo gol in campionato per lui! Che inizio, che inizio! Si alza per Dembélé, Dembélé salta un uomo, Dembélé! 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 Dembélé 3-0, super, bussa, Dembélé, sono due uomini su di lui. Serve, riesce a darsene palla in mezzo, è buona, Dembélé, prende il palo, c'è il gol, c'è il gol, stavo già insultando il primo, ma Servi, bravissimo a seguire l'azione, fa lui l'assa a se stesso alla fine, per l'1-0, Subasic, ultima occasione promette per il Monaco, che non se lo merita, non se lo merita affatto il pareggio. La verità ha fatto, Mbappé, Serni lo chiude male, si difende, palla per Mbappé, ottima palla per Fabinho, mette in mezzo, palo e porta vuoto al 91 metri, credo, pareggio di Falcao. Il sorteggio di Lyon ci ha messo contro il Leicester, una squadra simile a noi perché vuole riscrivere la storia in Europa, una squadra che gioca col cuore, una squadra che corre molto, ma andiamo in partita. La partita inizia nei peggiori dei modi perché Leicester ha più corse di noi, noi siamo già stanchi di nostro, i nostri nuovi acquisti non possono tutti giocare in Champions e arriverà Vardy che prenderà un palo clamoroso e poi a porta vuota sbaglierà. Ma questi sono brutti segnali perché l'Ester continua a spingere e alla fine Jamie Vardy riesce a segnare il gol dell'1-0. Il Paris in questo momento non ha idee. Angolo per il PSG, palla testa via. E vedi, non si alza il pareggio. Arriva gol, però il pareggio, con una magia. Che gol, 1-1, 1-1 PSG. Ma l'Ester non molla e arriverà un colpo del biliardo che magari qua il portiere serve per parare. Ma non finisce qua, perché arriverà anche il gol del 3-1. Ancora il portiere serve protagonista, ci dà vuoto. Che causa il 3-1. Ma il PSG si risveglia negli ultimi minuti e cerca il gol che potrebbe comunque riaprire la qualificazione. E arriverà il 3-2. Che ci portiamo a casa. È un risultato buono. Dovranno venire al Parco dei Principi e dovremo soltanto pensare alla vittoria. Ma nel frattempo proseguiamo la nostra avventura in campionato. Bravissimo, faccia il Sissinio, bravissimo. Navas deve rifarsi contro Ebra. Tutto chiuso, nuova palla per Granero. Di prima per Lodi, attenzione. Ciccio Lodi, tutto chiuso. Tenta il tiro! Ciccio Lodi all'85esimo minuto! Francesco Lodi porta in vantaggio il Parigi per il secondo gol. Uno su punizione, uno da 30 metri di sinistra. Rivediamo il gol di Ciccio Lodi a Marsiglia. Incredibile, esplode lo stadio. Che gol Ciccio Lodi. Le vittorie proseguono anche con Graniero, con un grandissimo gol su punizione. Ma finisce qua. Anche Navas finalmente si sblocca. E poi Francesco Lodi, stop perfetto, palla in mezzo e ci pensa Serra. Bene, poi sembra Cristiano Ronaldo. E questa è la classifica momentanea. Lione 61, Paris 57. Ma anche se tutto sembra andare bene, arriva la batosta. Francesco Lodi fuori 3-4 mesi, significa fine della stagione per lui, pochi giorni prima
Angolo PG, palla in mezzo! Partiamo comunque fortissimo, perché lo Sielso segnerà il gol. Porta in vantaggio il Paris Saint-Germain. Dopo 10 minuti di gioco, 1-0, grande partenza della squadra di casa. Gray tiene palla, taglia ma poi per il centro, ma mai con l'esperienza, recupera palla, confusione, alla fine Gray riesce a recuperare il pallone. Vardi, attenzione, Vardi, intervento di scivolata, non funzionano ancora, un trezzo, favorisce Verratti, incredibilmente tre interventi scivolata portano all'assist per l'ex Verratti. Angolo finale, Zidane in mezzo, è il 92esimo minuto, troviamo l'ultimo assalto e Leicester, ma non c'è più tempo, riesce a pareggiare incredibilmente 1-1, ma risultato ingiusto, e il Paris quindi esce fuori, viene eliminata questa Champions League agli ottavi di finale. Peccato, Verratti migliore in campo. Angolo, attenzione, a un Lione che sta pressando e poi molto, tocca il Lione, c'è il proprio calcio di rigore la settimana dopo da Nicolas Gurdinsu al 12esimo minuto. Ci aspetta soltanto il fischio dell'arbitro, ci siamo, sì, la casette, il tiro che per poco non riusciva a parare, c'è il gol del Lione 1-0 per la squadra francese. Punizione per il Paris. Ma ci sarà la reazione, perché lo conosciamo bene questo PSG, che non molla mai. Dembélé che è un po' fuori forma, di tacco per Navas, palla per Lo Celso di prima, per Sarri di primo palo, clamoroso Navas, proprio lui! Non era in forma, ma segna il gol. Ci sarà il pareggio di Jesus Navas, 1-1. Michael rimessa laterale, ora vediamo se il PSG ha le forze per e pochi cercare minuti dopo il gol del vantaggio con Navas. Lo Celso! 2-1, terribile del PSG, che balza al primo posto, 1-2, pazzesco, così cazzo. Rimessa dal fondo, palla lunga, alla ricerca di qualche compagno, al momento trovato ovviamente saremo Memphis, a 3 minuti dalla fine della partita, al primo stiamo posto cercando di difendere questo della 2-1 fondamentale, pallone per Fekir, il tiro, segna un gol della vita Fekir. Ma un Eurogol di Fekir ci fa tornare al secondo posto. Durissimo colpo, prima Leicester e poi Lione, ci fanno entrare in un incubo. Lodi sarà fuori per tutta la stagione, l'uomo spogliatoio non c'è più e la squadra potrebbe spezzarsi. Ma la classifica comunque ci vede ancora lì, punteggio pari con Lione quando mancano solo 8 giornate alla fine. Il campionato prosegue, non molliamo e continua a arrivare comunque vittoria. A Skasibar segna il gol della vittoria. Graniero su punizione segna il gol di un'altra vittoria. Poi anche contro il Montpellier, Biabiani, sempre lui, segna il gol dell'1-0. La classifica è questa, siamo stati primi adesso, il Lione finalmente si è un attimo fermato, +2. Prosegue il campionato ancora, Bastia e Biabiani segna il gol del pareggio. E poi Macon, sempre lui, cross perfetto per Dembélé, 2-1. Ma la classifica al momento è pari quando mancano 2 giornate dalla fine. Come siete tempi, bisogna vincere, siamo già solo 1-0 e Biabiani segna il 2-0. Poi chiudiamo il match con Boye, 3-1, ma anche il Lione vince. E ci prepariamo quindi per l'ultima giornata di campionato, quando siamo tutti e due a punteggio pari, ma con differenza reti migliore per il Lione. Ecco la classifica a pochi minuti prima del match contro il KN. Il Lione invece giocherà contro il Nizza di Balotelli. Soltanto la differenza reti ci sta condannando al secondo posto. Ma vediamo come andrà la partita. Buonasera a tutti ed eccoci per l'ultima partita di questa stagione. Almeno di campionato, perché si affronta Paris Saint-Germain Caen. Ma non è questa la partita importante. Per sé è la sfida tra Lione e PSG. Decimo minuto, 80 sono i punti che vedete in alto a sinistra. Sarri, tiene palla Sarri, parendo per Granero che pette in mezzo. Piabiani, 1-0. Che non ci basta. Sì che ci basta. Perché Lione sta pareggiando, ma mancano ancora 80 minuti alla fine. Ma è Piabiani. Sempre lui, meravigliosamente Piabiani, 1-0.
Punizione, Lo Celso! Mamma mia, ma cosa abbiamo sulle punizioni? 2-0! Servono ancora tre gol per essere sicuri. Dobbiamo vincere 5-0. Lione passa in vantaggio. Lione passa in vantaggio nei minuti di recupero del primo tempo. Ai. Lione passa in vantaggio ed è primo con differenza reti più 3. Servono 3 gol. Al momento. Attenzione, pareggio di Balotelli. Balotelli pareggia. Pareggio di Mario Balotelli. Attenzione. Attenzione, Bebiani, 3-0, attenzione, Leone sotto, e gol di Bebiani, tutto nello stesso momento. Cosa sta succedendo? Cose folli, cose incredibili. Il Leone sta perdendo in casa contro il Nizza con Balotelli che ha segnato il gol del pareggio. Incredibile. 87esimo minuto, il Lione è sempre sotto, 2-1, dovrebbe segnare 2 gol il Lione. 3-1 di Balotelli, scoppia lo stadio, l'uno dello stadio, perché 3-1 di Mario Balotelli. Mario Balotelli ci sta regalando questa incredibile Ligon clamorosa, combattuto fino all'ultima giornata, agli ultimi minuti di gioco. Qualcosa di incredibile sta succedendo qua. È già festa qui a Parigi e Tagliafico si farà espellere, incredibile, ma mancano 2 minuti alla fine, poco importa, Tagliafico chiuderà con un record di rossi probabilmente, anche il Parigi, incredibile, un secondo alla fine e finisce, il Paris Saint Germain è campione di Ligue 1, è incredibile quello che è successo, è incredibile, siamo campioni di Ligue 1, guardate qui con Biabiani, migliore in campo, con 9-2 gol, Biabiani regala la Ligue 1.